L'introduzione è sì, pertinente perché ovviamente il segmento in particolare gambling, quindi non betting, nella nostra industria mostra ancora qualche ritardo, soprattutto derivante appunto dal tema della tecnologia, cioè finché gli operatori hanno dovuto sviluppare app native di casinò, si sono scontrati con problemi più o meno diffusi nella presentazione dei prodotti negli store, quindi per esempio Apple un pochino meno problematica di Google, ma Google totalmente ostile al settore e quindi diciamo, la necessità è quella di sviluppare delle app e poi comunicare ai propri giocatori il link o comunque insomma, presentare il download dell'app quando gli utenti atterrano sul sito, in questo caso responsive o HTML5 come si era detto. Dall'altra parte il bicchiere mezzo pieno è sicuramente quello del betting, perché il betting dimostra già di essere estremamente performante. In Italia ci sono operatori che hanno superato ampiamente il 50% della propria raccolta sul canale mobile, diciamo non è ancora il caso nostro, ma ci siamo vicini e la sensazione è che l'innovazione possa essere trainata dal betting perché esistono delle opportunità, soprattutto per gli operatori multicanale. Come siamo entrambi speaker oggi, dell'opportunità di sinergia tra il fisico e l'online attraverso il mobile, che a mio avviso rappresentano la vera frontiera per il futuro. Non dimentichiamo che siamo in un momento storico in cui c'è una generazione di utenti che si avvicina all'online direttamente attraverso il mobile, quindi saltando completamente il desktop. Ed è evidente che il mobile rappresenti non solo una porta di accesso all'e-commerce in generale, ma anche rappresenti una porta di amplificazione delle esperienze che l'utente può anche avviare nella rete fisica. Quindi il nostro impegno in particolare per i prossimi, diciamo, 18 mesi sarà quello di perfezionare la user experience degli utenti appunto nella multicanalità, quindi sviluppando il mobile in funzione del fisico e viceversa. Per quanto riguarda la tecnologia, siamo ovviamente allineati con Luigi sull'esigenza di armonizzare un po' il portafoglio di prodotti. Stiamo anche noi lavorando su HTML5, quindi su una diciamo, offerta di prodotti diciamo, nel contesto di una lobby che sia un pochino più efficiente di quelle che si vedono oggi. Oggi i giochi sono abbastanza compartimentati, quindi se voglio il poker vado su dove trovarlo, se voglio il casinò vado su dove trovarlo, però non c'è ancora un'armonia come c'è sul sito, dove ovviamente l'utente arriva e trova tutto. Però chiaramente insomma, credo che nei prossimi 6 mesi si potrebbe assistere a qualcosa di migliore in questo senso e gli investimenti, soprattutto di sviluppo tecnologici, lato nostro, sono tutti orientati in questa direzione.